Su Call of Duty, il secondo episodio. Dai. Al punto di recupero. Noi pensiamo ai robot. Corri. Ok. Ora che devo rifare? Taylor, via libera, ce la caviamo. Ci sono altri ostaggi. Potreste liberarli voi. Non sono una priorità. Lo so benissimo, ma sono pur sempre persone, cazzo. Ormai hai perso ogni briciolo di umanità. Ok, cambio di programma. Hendrix, voi preoccupatevi di portare il ministro al sicuro. Noi torneremo per gli ostaggi. Altri robot? Nessun problema, sono pane per i nostri denti. Uscite da qui, via! Cazzo. Dove dovrei andare? Io guido, tu usa una torretta! Che cazzo faccio usare la torretta? Allora fa così, se non sbaglio. APC, sì, è questo qua, però non ho capito come cazzo. Ecco, lo uso la torretta. Dai, non c'è tempo! Cazzo! Merda! Questo affare si è fermato! Hendrix, mettilo in funzione! Che cazzo sto facendo, secondo te? Dai, parti, stronzo! Respingeli! Questa merda non può mollarci qui! Cazzo è, raga? Cazzo! Distruggi quel veicolo! Ok. Vito davanti a noi. Fallo fuori. Dai. 30 secondi. La trasmissione coordinate di recupero. Hendrix, bersagli aggiuntivi al sicuro. Portateli al ministro. Noi procediamo al recupero secondario con 4 macchine. Ma c'è stessa cosa, raga. Ricevuto. Esco di strada. Recupero in vista. Cazzo. Siamo troppo veloci. Cazzo. Che cazzo è successo? Yes. Forzi NRC in arrivo da sinistra. Ministro, tutto bene, può muovere. APC da destra. Sto bene, vi prego. Portatemi via da qui. Muoviamoci. Andiamo via, presto. Dove cazzo? Entra. Respingeli. Ci serve il ministro in posizione. Ma dove cazzo sono? Cazzo, ci sta capitando cazzo. Devi tenere a bada quei bastardi. Il drone in posizione, pronto al recupero. Libero, ti voglio subito qui. Cazzo. Vieni subito qui. Dai. Resto, no, aspetta. Drone pronto a bada negativo. Spazio aereo compromesso. No. Merda. Vai all'APC. Via da lì, subito. Cazzo. Cazzo si fa. Arriviamo, 2 minuti. Tenete duro, non morirete oggi. What è successo? Robot di merda. Cazzo. Ah, per saltare. Ok. Non ho capito perché ho saltato, perché? Mannaggia la puttana, volevo scoprire cosa ne è successo. Raga, in teoria questa sarebbe la fine della prima missione. In teoria. Cuda, ok, continua.
Continua. E raga, non è la fine. Calmati, è tutto ok. Rilassati. Andrà tutto bene. Li abbiamo fregati. Ci siamo riusciti. Gli uomini supereranno sempre le macchine. Purtroppo hai subito ferite molto gravi. Sei stabile, ma non ti riprenderai presto. Chi sei? Sono io, Taylor. Forse è ora che ti svegli. Non trovi? Noi ottobre 65. Ci sei? Ma è tornata? Taylor. Sì. Sai che ti sta succedendo? È un sogno. Beh, in un certo senso. Diciamo di sì. Del resto puoi sempre svegliarti. 12 dicembre 2054, ore 7:30. Siamo a bordo di un treno privato diretto a Zurigo, alla sede centrale della Coalescence Corporation. Il nostro carico è un prototipo per la ricerca neurale dell'accordo di Wieslo. In sostanza, si tratta di un software autonomo che è in grado di riscriversi per interfacciarsi con qualsiasi altro sistema. Roba all'ultimo grido per l'epoca. Destinata a rivoluzionare un gran numero di applicazioni civili e militari. O così sarebbe stato se il treno fosse arrivato a destinazione. Ok. Alle 7:31 un gruppo di terroristi ha fatto esplodere un ordigno sul treno. L'attentato è costato anni di ricerche nel campo della robotica. Devi sventarlo. Non è reale. È impossibile. Che mi sta succedendo? Ora sei in uno stato di coma indotto necessario per l'intervento chirurgico. Hai un nuovo congegno in testa. Si chiama DNA. Interfaccia neurale diretta. Ne ho una anch'io che mi permette di comunicare con te. La DNA è ciò che collega la tua mente al tuo nuovo corpo e al mondo che ti circonda. Siamo connessi. Questa è una simulazione nelle nostre menti. Ma hai ancora molto da imparare. What the fuck? Raga, ma che figata è sto gioco? Ma che cazzo? Questa è la mia mente, sarebbe, sì? 11 dicembre 2054, ore 11:30. Le forze di sicurezza di Zurigo ricevono una soffiata anonima sul nascondiglio di un gruppo di terroristi. Purtroppo gli svizzeri fanno l'errore di sottovalutare la potenza di fuoco di quegli stronzi. Vengono colti alla sprovvista e ne escono a pezzi. Risultato? Il treno fa boom. Ricordi Diaz? Forse sì. Ti farà prendere confidenza con le nuove cose che puoi fare. Comunicazione, fratello. Dobbiamo sincronizzarci. Ehi, hey, Taylor! Brutto coglione! Non ha sentito un cazzo. Se voglio parlarti, la DNI trasmette su un canale protetto. Non devo neppure pensarci. Ma sappi che non ti conviene apostrofare Taylor come ho fatto io. Non sarebbe peggio di quei robot. Ok. Vediamo se ci riesci, senza fare la fine di quegli svizzeri pieni di buchi come il loro formaggio. Ok, dove combattere? Via le sicure. Hai fuori tutti quegli stronzi. Che figata, raga. Cazzo. Raga, non ti colpi questo. Non ti attira,
quanto. Prendo la via centrale. Non c'è mai una strada. In alto, in basso, a destra, a sinistra. Ogni soluzione ha i suoi vantaggi. La DNI ti fornisce informazioni essenziali per analizzare meglio il campo spaziale. Cazzo di che cosa? Come aprire gli occhi per la prima volta. Bene, sfrutta la mobilità avanzata. Ci vuole un po' per prendere la mano. Ma migliorerai col tempo. Provaci pure. Ho scommesso su di te. Ah, di prima di... Ok. Anch'io ho fatto casino la prima volta. Ci prenderai la mano. Quindi, che ho lì fatto, scusa. Siamo bene. La tattica evidenzia razzi, granate e altre minacce in arrivo. Qualcosa va preso in rosso, scappa. Ok. Vedi gli indicatori rossi e gialli? Sono le zone qui. Quelle da cui voglio stare alla larga. Dai, ci siamo. Cazzo di tre colpi, voglio. Sono rinforzi al camion. Piano, piano. Vediamo dove che dovrei andare. La modalità tattica è condivisa da tutta la squadra. Se uno di noi vede qualcosa, lo vedono tutti. La DNI non aiuta solo a comunicare tra noi. Ci permette di interagire con molti sistemi informatici. Ok, ragazzi, ci siamo. Come ad esempio quelli delle unità robotiche più semplici. Invece i robot bipedi più sofisticati sono un altro discorso, fratello. Quei figli di puttana hanno una mente collettiva. Prova a violare e controllare tutta quella roba. Addio cervello. Ma questi sono una passeggiata. Avanti. Prova a violare. Scopriremo che c'è un drone. Drone. Facilissimo, no? Da quelle parti deve esserci un generatore. Distruggilo e la porta si aprirà come per magia. Ok, non è di qua. Mi spara. Così lancio le granate. Lancia la puttana. Con culo. Eccolo, fai saltare il generatore così possiamo entrare. No, non ce la mano. Come faccio a salire? Zoom, quota. Uso mitragliatrice, aumento quota. Ecco qua. Morite tutti. Ok. Raga, a fine video vi lascerò un sondaggio. Allora, scusate se non parlo molto, ma ovviamente preferisco questo a quell'altro. Cioè, quando
Guardate quanto cazzo di danno fa. Ah, ho capito, lol, pensavo che fosse più difficile. Allora, ok. Rifornisciti ogni volta che vedi una cassa di munizioni. Meglio non ritrovarsi a combattere senza proiettili. Forza, andiamo! Vai di qua. Andare di qua. Vai. Vado a spawn in cui. Io mi distruggiamo di tutto, come... Ok. Ma che cazzo? Raga, ma che cazzo? Raga, io spero che vi piaccia questa serie, spero che vi piacerà pure Fallout, perché porterò pure Fallout a novembre. E niente, rispondete per il sondaggio che vi lascio qui a fine video. Se vi sta piacendo questa serie di Before Black Ops 4. E niente, raga, noi ci vediamo al prossimo video, lasciate like, iscrivetevi e bella.